il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Domenica i vogheresi torneranno alle urne, ballottaggio bis, due candidati, Pierezzo Ghezzi e Carlo Barbieri. Noi siamo proprio nel comitato elettorale di Carlo Barbieri per un'intervista di 20 domande, un minuto a disposizione per rispondere a queste domande. Buongiorno Carlo Barbieri. Buongiorno a voi e ai vostri spettatori. Partiamo subito dalle alleanze o mancate alleanze. Aurelio Toriani ha dichiarato non votate Carlo Barbieri. Come considera questo suo invito alla cittadinanza? Ma credo un'incongruenza, una non serietà, una non responsabilità. D'altronde, se delle liste che l'hanno accompagnato nel 2015, sia la Lega Nord che la lista Gabba, che Fratelli d'Italia, che la stragrande maggioranza dei componenti della sua lista, tra cui il consigliere comunale Maiola e il suo fedelissimo avvocato Antonio Rossi, si sono dissociati, credo che questa sia la testimonianza provata che la scelta di Aurelio Toriani sia una scelta sicuramente non responsabile. Il centrodestra si unisce tutto, il centrodestra si ritrova unito in questa sfida contro una sinistra che sicuramente ha dei programmi elettorali molto differenti dai nostri, a partire da sia l'immigrazione e noi non la vogliamo, a partire dalla città sporca e noi la vogliamo pulita, quindi credo che Toriani si adegui a queste richieste della sinistra. La Lega Nord, che pur nel 2015 sosteneva il sopracitato Toriani, si schiera con lei, pur limitandosi ad un appoggio esterno, ma bisogna anche dire che comunque è stata di grande supporto nel corso della campagna elettorale, specialmente nelle ultime settimane. Non trova ci sia dell'incoerenza in questa scelta? Nel modo più assoluto, la Lega Nord è un partito di centrodestra con il quale si è governato per tantissimo tempo, si sta governando Regione Lombardia in modo eccellente, una delle prime regioni in Europa. Il modello Lombardia è stato sempre il modello al quale noi ci siamo rifatti e la venuta di tantissimi assessori in questa campagna elettorale, in quest'ultimo mese, credo che lo denoti. La Lega Nord ha seguito un criterio semplicissimo. Nel primo turno si prendono delle decisioni. Una volta che è superato il primo turno, due candidati vanno al ballottaggio e chi non è al ballottaggio decide chi appoggiare e come comportarsi nella campagna elettorale del turno di ballottaggio, che vede due sfidanti. La Lega Nord, in modo molto concreto, in modo molto serio e deciso, ha deciso di appoggiare, per i programmi che presentiamo, Carlo Barbieri, candidato del centrodestra di questa città. In tutto ciò, secondo lei, come voteranno gli elettori del Movimento 5 Stelle? Non ho idea, sono cittadini vogheresi. Ho visto alcune dichiarazioni della dottoressa Grimaldi, che è in consiglio comunale, che è stata eletta in consiglio comunale in qualità di candidato sindaco nel 2015. Non lo so, io credo che i 5 Stelle, coloro che appartengono ai 5 Stelle, debbano valutare, credo, attentamente i programmi, credo che debbano valutare le persone in modo molto sereno. Noi abbiamo delle testimonianze concrete di cose fatte, no? La battaglia per il no alla pirolisi, la battaglia sulla difesa della caserma dei carabinieri, quando c'eravamo noi la città era pulita, oggi è sporca. Io credo che ci siano moltissime cose che vanno a nostro favore sugli anni passati di gestione di questa città e quindi credo che anche eventualmente l'elettorato dei 5 Stelle possano rifarsi a questo. Pastorino, amministratore delegato della Cameron, si è schierato pubblicamente a suo favore. Qual è stato nel concreto il suo contributo e quello di Ghezzi nel periodo della vertenza sulla richiesta della mobilità di 160 dipendenti dell'azienda? Ma
Se quello di Ghezzi, non lo so, credo che sia andato a manifestare qualche volta di fronte all'azienda. Il nostro contributo è stato sicuramente un contributo di attenzione verso questa avvertenza sindacale, significativa per la città di Voghera, perché Cameron è una delle aziende più importanti. Ci siamo recati in Regione Lombardia in Commissione Lavoro e abbiamo fatto un'audizione e abbiamo anche preso la parola. Ma soprattutto io mi sono preoccupato, una volta chiusa l'avvertenza, del futuro di questi lavoratori, del futuro dei lavoratori della Cameron e non solo, anche di quelli della Carapelli. E proprio l'altro giorno, con la venuta a Voghera dell'assessore Aprea, abbiamo avuto la dichiarazione ufficiale dell'attenzione che Regione Lombardia ha nei confronti di queste persone disoccupate e che dovranno trovare una ricollocazione attraverso anche risorse di Regione Lombardia, dei corsi di formazione che consentano a queste persone ormai non più giovani di ritrovare un lavoro. A Voghera ormai da settimane impazza la polemica e la discussione a causa del malfunzionamento della raccolta differenziata. Di chi è la responsabilità, secondo lei, e qualora dovesse vincere ballottaggio, cosa accadrà nel concreto dal 1 febbraio? Beh, la responsabilità è di Ghezzi, che ha voluto un commissario che ha fatto certe scelte, perché la città fino, e non ci sono contro, c'è la prova provata, fino al febbraio dello scorso anno era assolutamente un'estate pulita, dove si faceva una raccolta dei rifiuti intelligente e che funzionava. Cosa succede nel futuro? Il 30 di gennaio, nel caso in cui io dovessi vincere le elezioni, ritorneranno i cassonetti in tutta la città e succederà una cosa semplicissima, quello che avveniva prima del mio allontanamento, quindi prima del commissariamento di questa città, che sono le direttive che noi abbiamo sempre dato da SM, cioè una raccolta dei rifiuti con i cassonetti, con le isole ecologiche. Anzi, avevamo iniziato a fare le isole ecologiche interrate, ne abbiamo fatta una in via Cavour e se ne dovranno realizzare a breve altre 4. Moreno Baggini, apprezzato assessore ai servizi sociali nell'ex amministrazione che portava proprio il suo nome, in caso di vittoria di Ghezzi tornerà quasi sicuramente a ricoprire tale carica. Come ha vissuto la scelta di Baggini e quali sono i suoi obiettivi sul tema servizi sociali? Le scelte di Baggini le ho vissute da lontano, perché Baggini ha fatto una scelta di campo, chiaramente facendo la pallina da ping pong, senza nessuna coerenza, come altri. I servizi sociali per noi sono una grande attenzione, sono sempre stati molto attenti, ne è la riprova che una eccellenza come il Dopo di Noi ha trovato il suo compimento, è stato aperto poco tempo fa già con i primi ospiti. Un'attenzione alle case popolari, oltre 150 alloggi devono essere ristrutturati e proprio domani avremo qui il vicepresidente di Regione Lombardia che ci dirà appunto la destinazione di tutti questi dei fondi che toccheranno a Voghera e saranno consistenti nel 2017. Abbiamo un'attenzione verso gli anziani, verso i più deboli, verso chi è rimasto indietro un passo. Le borse lavoro per disoccupati non più giovani della nostra città noi le abbiamo avviate già nel 2013 e altre 100 verranno avviate entro il 2020. Un tema molto caro ai vogheresi è la sicurezza in città. Quanto è concreta e veritiera la puntuale connessione tra immigrazione e scarsa sicurezza e cosa intende fare la sua giunta in merito all'arrivo di nuovi immigrati nel territorio vogherese? Guardi, credo che l'equazione nuova immigrazione più criminalità sia oramai assodata e certa. Ne è la riprova che negli ultimi due gravissimi reati che si sono svolti a Voghera, tre delle persone coinvolte erano non solo erano immigrati, ma immigrati ai quali erano già state invitate più volte e sollecitate più volte l'espulsione, che non si sono puntualmente mai verificate, perché con questo governo e ovviamente una sinistra del governo queste cose non si possono realizzare. Quindi l'unico modo per poter scongiurare l'immigrazione, l'arrivo di nuovi migranti, e credo che a breve vogliano mettercene parecchi nella nostra città, quindi oltre 150, che portano via soldi ai cittadini italiani e che costano 40 euro al giorno, quando le nostre povere famiglie hanno, i nostri poveri pensionati hanno una minima di 500 euro, questi signori se ne vedono arrivare 1200 al mese per stare negli alberghi a 4 stelle a non fare nulla. A proposito di sicurezza, le chiedo quali sono gli altri punti chiave del suo programma in merito proprio a questo tema. Beh, la sicurezza è un nostro cavallo di battaglia, ma non solo. Già all'inizio del secondo mandato
avevamo avviato le procedure per partecipare ai bandi di Regione Lombardia per dare vita al nostro progetto sicurezza, al nostro piano della sicurezza, che è un piano imponente che prevede l'investimento di oltre 1 milione di euro. I primi 150.000 euro sono stati già investiti a seguito di questo progetto, che ha trovato una sua soluzione, e quindi tutti gli ingressi Carrai più principali della città di Voghera sono monitorati 24 ore su 24. Il piano della sicurezza prevede l'installazione di oltre 60 telecamere rispetto a quelle già esistenti, tutte monitorate 24 ore su 24 dalle centrali, e già questo avviene per le 25 telecamere che sono in funzione, da polizia, forze dell'ordine, vigili e guardia di finanza. Oltre a questo, una centrale privata sarà affiancata a queste centrali già esistenti e un impianto di illuminazione imponente oltre alle guardie giurate sui treni. Carlo Barbieri, lei dice spesso Voghera è una città di pendolari. Significa ammettere che per trovare lavoro bisogna andare fino a Milano e che quindi negli ultimi 6 anni i suoi sforzi a livello di occupazione non hanno funzionato, oppure non è così? No, guardi, questo non è assolutamente vero. Voghera ha introdotto un piano regolatore che prevede la possibilità di insediamento di nuove imprese. Siamo pronti a partecipare a nuovi bandi in sinergia con Confindustria. Il bando ATRAC di Regione Lombardia è un piano per l'attrattività di nuove imprese e per l'imprenditoria giovanile, e quindi noi saremo molto attenti e siamo sempre stati molto attenti a questo. Voghera ha il maggior numero di occupati nel mondo dell'industria rispetto alle altre due città che sono Vigevano e Pavia, che si possono confrontare con Voghera. Abbiamo un distretto importante della Valvola che occupa ancora fortunatamente tante persone, abbiamo aziende floride che funzionano molto bene, e approfitto per ringraziare gli imprenditori che continuano a investire sul nostro territorio. Parlo di tutto il settore della plastica e del packaging, che sicuramente è all'avanguardia, e adesso inizierà anche un nuovo corso di formazione per giovani per potersi proprio impiegare in questo settore. Sul tema sviluppo economico, sì, di cui l'occupazione è una naturale conseguenza, sì, cosa si sente di promettere ai cittadini vogheresi che sceglieranno di votarla? Beh, lo sviluppo economico vuol dire stare attenti, essere a fianco delle imprese, perché il lavoro viene dalle imprese, viene dagli imprenditori, viene dagli artigiani, viene dai commercianti. Noi dobbiamo prestare attenzione a queste persone che con grande coraggio continuano a investire nel nostro paese per darci un futuro e per dare un futuro agli occupati. Quindi sicuramente sul commercio e sull'artigianato grande attenzione sulla possibilità di organizzare eventi in comune, il fatto che Voghera diventi una città più appetibile, ancora più interessante di quello che è stato nel passato, sicuramente non come l'ultimo anno che ha visto anche scomparire la Fiera dell'Ascensione. Mentre per il mondo dell'industria la partecipazione ai bandi, l'attenzione alle infrastrutture, la nuova tangenziale di Voghera, la tangenziale di Voghera che si deve concludere, investimenti sulle aree dismesse, fortunatamente non ne abbiamo molte, ma quelle dovranno essere un punto di partenza, snellimento della burocrazia con il piano QuickNEC, credo che siano indispensabili. Tangenziale, potenziamento dei trasporti pubblici e rifacimento delle strade. Cosa è stato fatto negli ultimi 6 anni e cosa intende fare nei futuri 3? Beh, sulla tangenziale, la tangenziale deve essere conclusa in modo assoluto per andare sulla strada che porta a Rivanazzano, e questo è un impegno che l'assessore Sorte e Regione Lombardia si sono prese l'altro giorno con noi, una decina di milioni di euro che Regione Lombardia potrà investire sulla nostra città. Per i trasporti occorre ripristinare quanto è stato tolto nell'ultimo anno in modo particolare, e quindi collegamenti con le periferie, collegamenti con le zone più lontane rispetto al centro della città e rispetto ai cimiteri, quindi per valorizzare, per favorire quelle persone anziane che non hanno accompagnatori e non hanno le automobili per potersi recare la domenica alle messe, per potersi recare nei cimiteri a portare un fiore ai loro cari. Quindi questo è quello che noi dobbiamo assolutamente fare. Sulle strade, le strade, grande attenzione, ricordo che Voghera ha oltre 200 km di strade, e quindi chiaramente la manutenzione di queste non è semplice, però come abbiamo sempre fatto daremo attenzione alle esigenze più importanti. Entrambi apprezzati da una fascia della popolazione, da una parte della popolazione, il lavoro della dottoressa Marina Zaretti in ambito culturale è stato definito dai critici troppo pop e privo di contenuti. Quello dell'associazione culturale Voghera E, che sappiamo essere vicino ovviamente a Ghezzi, è di nicchia, sinistroide, poco apprezzato invece dalle masse, quindi non attira la folla. Cosa ne pensa di queste critiche e che tipo di percorso pensa di intraprendere a livello culturale per i prossimi 3 anni?
Ma guardi, sicuramente il lavoro della dottoressa Zaretti è stato apprezzato da tutti perché ha fatto qualcosa che va oltre a quello che deve fare il Comune. Il Comune innanzitutto deve dare le infrastrutture affinché società e associazioni siano nelle condizioni di organizzare eventi culturali. Questo è il compito del Comune. Quindi teatro, castello, musei, tutte le infrastrutture che sono necessarie per organizzare eventi. Nella nostra amministrazione, con Marina, assessore alla cultura, abbiamo fatto molto di più. Non solo abbiamo predisposto le infrastrutture per organizzare eventi, ma li abbiamo anche organizzati. E quindi, e questo è stato un grande successo. Chiaramente il Comune dovrà continuare su questa strada e continuerà su questa strada con Barbieri Sindaco, perché Marina Zaretti farà parte della squadra in modo molto incisivo. Chiaramente occorre organizzare eventi sempre più importanti affinché vengano attirate persone, il maggior numero di persone, dall'esterno della nostra città. Voghera è purtroppo ricca di aree dismesse, alcune di proprietà del Comune, alcune no, ovviamente lo sappiamo. L'ex caserma, il tribunale, l'ex ospedale psichiatrico, l'ex macello, l'auditorium dell'Istituto Baratta, solo per citarne alcuni. Ci sono le risorse per ridarle ai vogheresi e se sì, con quali funzioni? Innanzitutto Voghera come Comune, come proprietà, ha poche aree dismesse. Lei ne ha citate molte, ma poche di proprietà comunale. Guardi, il Comune di Voghera ha come area dismessa la caserma di cavalleria, che è annosa e molto grande, ha come area dismessa il macello, l'ex macello, e il tribunale, che è dismesso ma soprattutto non c'è ancora stato restituito dal tribunale. Quindi nel macello è previsto un importante investimento per l'housing sociale e quindi una sinergia pubblico-privata. Il tribunale dovrà essere oggetto di investimenti per favorire lo sviluppo dell'università, di start-up, di aziende per i giovani e di invito e di consentire l'occupazione soprattutto giovanile, e questo è un progetto che è già predisposto e già pronto. Mi parla di manicomio, ma non è il nostro, mi parla però di... Però potete provare altre... a contribuire. Sì, assolutamente, assolutamente, però il manicomio ha un problema che io adesso però non posso non spiegarglielo, perché il manicomio deve essere venduto e quel denaro deve essere ceduto, deve essere investito per strutture psichiatriche. Quindi voglio dire, non è un problema che può affrontare il Comune, non so se rendo l'idea. Cioè, tu mi chiedi, mi parli del manicomio, ma è come se tu mi parlassi di casa tua. Cioè, il manicomio c'è dietro tutto un mondo particolare. Io posso dirti che sarebbe bello che venisse riaperto, però. Però non è di competenza del Comune, diciamo, dell'amministrazione comunale. Non so se rendo l'idea, quindi mi diventa difficile. Per questa domanda ha un minuto e mezzo, se vuole, perché il suo avversario ha utilizzato 30 cosa secondi cosa in più. Cavola Gozzo, perché nessuno è ancora riuscito a risolvere il problema? Allagamenti, perché ad ogni acquazzone i sottopassi vengono chiusi, le auto rimangono bloccate, intrappolate e i cittadini sono quasi costretti ad attraversarli a nuoto. Guardi, questa è la testimonianza che Ghezzi non conosce questa città. Il Cavo d'Agozzo lui non se n'è accorto perché era a Milano ovviamente, ma sono 6 anni che stiamo facendo investimenti e una volta terminato l'ultimo pezzo da Via Nenni alla ferrovia di copertura del Cavo d'Agozzo, sul Cavo d'Agozzo saranno stati investiti oltre 10 milioni di euro e questo ultimo pezzo ne vale 2. Quindi questo le lascia immaginare quanto è stato investito sul Cavo d'Agozzo. Altri investimenti sono pronti e sono tutti investimenti che sono stati introdotti nel piano triennale degli investimenti di Pavia Acque quando io ero vicepresidente. Quindi questa è la verità del Cavo d'Agozzo e di Pavia Acque. Tutte queste opere saranno realizzate, compresa la fognatura di Via Ridondello, compresa la sistemazione del Cavo d'Agozzo oltre il nostro depuratore. Quindi tutta questa parte di Via del Postiglione, chiedo scusa, e tutti questi investimenti saranno fatti, e la testimonianza è che Pavia Acque stessa è venuta giù a dire le stesse cose che io dico da anni. Quindi sono investimenti significativi ai quali noi abbiamo dedicato molto tempo e adesso conclusi finalmente potremo dedicarci anche ad altre aree di Voghera che abbisognano di fognature e che abbisognano di interventi importanti. Quindi questo è quello che succede e che è successo. Credo che con pochissimo impegno anche i sottopassi troveranno soluzione. Durante un confronto televisivo... Pochissimo impegno finanziario, non pochissimo impegno. Cioè, ho detto pochissimo impegno, ma intendevo pochissimo impegno finanziario. Sì, ma penso si capisca perfettamente. Durante un confronto televisivo... Pochissime risorse, via, ho sbagliato termine.
Durante un confronto televisivo, Ghezzi ha dichiarato che i cittadini dei quartieri e delle periferie lo vedono come la Madonna, mentre lei, Barbieri, certo, non credo. Si fa vedere da anni. Certo, cosa ne pensa e quali sono i suoi progetti per i quartieri di Voghera? Ma ci credo che lo vedono come la Madonna. Sono 40 anni che non è a Voghera, quindi è chiaro che non hanno alternative, lo vedono altro che come la Madonna. Io è una vita che sono a Voghera e quindi con i quartieri abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Chiaramente siamo vicini alle esigenze dei quartieri, ne è la riprova, e sappiamo perfettamente anche quali sono le criticità, perché noi coi quartieri abbiamo sempre dialogato quotidianamente, intanto che lui era a Milano a fare altro. Quindi, detto questo, ci sono nel nostro programma elettorale degli impegni ben precisi sui quartieri, che vanno dalla sicurezza stradale all'allestimento di aree di dog park, all'impegno per fognature e illuminazione, all'impegno forte nella costruzione di fognature, all'impegno forte in parcheggi, come ad esempio il parcheggio importante che ci sarà all'ospedale, il nuovo parcheggio dell'ospedale, alla lotta alla prostituzione in alcune zone della città, che è ritornata con l'arrivo del commissario. Anche in questo caso, se vuole, ha un minuto e mezzo, perché Ghezzi ha utilizzato un minuto e mezzo in questa prossima domanda. Secondo Ghezzi c'è una connessione tra il fatto che Voghera dovrebbe essere dedita alla legalità e quella di eleggere eventualmente un sindaco che ha avuto problemi con la giustizia e che tra i propri fedelissimi ha anche un arrestato per associazione a delinquere. Cosa ne pensa di queste dichiarazioni? Penso che Ghezzi continui a usare da molto tempo questi temi della legalità, delle irregolarità, anche un'irregolarità sul voto presunta, quando gli unici voti contestati sono i suoi e ad esempio dei miei nessun voto è mai stato contestato. Usa questi argomenti perché non ne ha altri, quindi cerca di distogliere l'attenzione da quello che in realtà deve proporre un candidato sindaco, e cioè un candidato sindaco deve proporre quello che vorrà fare nei prossimi anni di governo della città. Lui programmi non ne ha, quei pochi che ha li ha copiati dal sottoscritto in tutto e per tutto. E quindi, tranne il voler portare dei modelli esterni, modello Modena, modello Brescia, modello Bergamo, non c'è mai il modello Voghera. Invece noi quello che vogliamo è il modello Voghera, sappiamo bene quali sono i modelli che noi vogliamo applicare nella nostra città, che sono i nostri modelli, e lui non riesce a farlo per mancanza di argomenti. Ancora 30 secondi se vuole. Quindi ovviamente cerca di distogliere l'attenzione, ma con questo fa molto male a questa città, perché continua a fare una pubblicità negativa che fa male al mondo del commercio, al mondo dell'artigianato, al mondo dell'industria, ma soprattutto al cittadino. Insulta le periferie, insulta i dipendenti del comune, che dice che non sono neanche in grado di mandare via 1500 lettere, e insulta i dipendenti di SM, ai quali dice di non saper fare la raccolta dei rifiuti. Qual è il suo rapporto con l'amministrazione regionale in partnership con Regione Lombardia? Che tipo di progetti intende mettere in atto, a parte quelli già citati? Beh, guardi, con Regione Lombardia credo che la campagna elettorale abbia testimoniato la vicinanza del Comune di Voghera, ma soprattutto di Carlo Barbieri e del nostro centrodestra a Regione Lombardia. La venuta di tutti gli assessori, guardi, sono venuti veramente tutti a sostenermi, a sostenere la nostra coalizione, a testimoniare che c'è un centrodestra unito, e a sottolineare, a partire dalla sicurezza sui treni fatta dall'assessore Sorte, alla garanzia e a evidenziare il no alla pirolisi dell'assessore Terzi, che non possiamo dimenticarcelo, perché questa è stata una grande decisione di Regione Lombardia, voluta e ottenuta dal centrodestra. Abbiamo avuto un assessore Rossi allo sport che ha fatto un plauso al Comune di Voghera per la presentazione di diversi progetti, uno su tutti quello del Campo Giovani, che ha avuto l'approvazione di 45 comuni su 450 in Lombardia, e Voghera è stato l'unico della provincia di Pavia ad aver ottenuto questo finanziamento. Piste ciclabili, quindi voglio dire, credo che la vicinanza sia indiscussa. Tra le personalità messe in campo dal suo avversario, quale gli invidia di più? Scusa, posso farti una domanda sulla domanda? Cioè, tra le personalità della sua lista? Sì, certo. Sì, cioè, tra quelli che sono in lista con lui, quella che invidio di più? Sì. No. Fammi una domanda. Tra le personalità messe in campo dal suo avversario, quale gli invidia di più? Invidio
in assoluto di più la scelta di Ghezzi di assegnare la carica, una carica assessorile importante, e di vice sindaco a Di Pierro, perché poi chiaramente neanche molte altre di personalità, perché voglio dire ha persone valide, però credo che Di Pierro sia la fotografia di una campagna elettorale significativa, di una campagna elettorale dove sono state cercate delle sinergie forti, di cui Di Pierro è l'emblema e la testimonianza forte, sia tecnica che politica. Va bene. Allora, per concludere, le avevo chiesto qualcosa di simile nel 2015, lo rifaccio nel 2017. Consigli ai Vogheresi un libro e un disco musicale. Vabbè, ai Vogheresi non mi permetto di consigliarlo, perché sono sicuramente in grado di farlo da sé, poi i gusti probabilmente sono diversi. Però a Ghezzi, come disco, consiglio Comunisti con Rolex di Fedez, mentre come libro gli consiglio Milano Mia di Carocci. In chiusura le lascio un minuto per convincere i cittadini vogheresi a votarla, prego. La sfida di domenica 29 gennaio è tra un centrodestra di Carlo Barbieri e un centrosinistra di Ghezzi sindaco e Di Pierro vice sindaco. È una sfida importante per il futuro della nostra città. La scelta quindi è tra due parti, chi combatte la clandestinità e chi vuole un'immigrazione senza controllo, e chi vuole tra chi vuole una città pulita e chi vuole una raccolta differenziata estrema che crea i danni che sono stati creati in questi giorni. Quindi io e molte altre sono le differenze che ci dividono. Quindi io chiedo veramente ai cittadini di Voghera 10 minuti del loro tempo per andare a votare Carlo Barbieri, l'unico vogherese presente nella scheda elettorale, chiedendo a loro di fare una croce sul mio nome per difendere i valori della nostra gente. Grazie, in bocca al lupo. Crepiti.